Lei ha già ricevuto le prime bollette? Qualcosa sì, ma ho cambiato casa da poco, quindi ancora devo capire un po'. Sono già però aumentate rispetto all'anno scorso? Le dico, ho cambiato, non ho più gas, ho solo elettricità, quindi ho dei propri sistemi di riscaldamento, energia diversi. Quindi al momento il confronto rispetto all'anno scorso non lo posso avere. Sicuramente però sarà un inverno difficile. Ma comunque sì, quello sicuramente. Ha già visto degli incrementi? Sì, sì, in abbastanza. Quanto? Al doppio. Sia sulla luce che sul gas? Più che altro sul gas, più che sulla luce. Anche perché poi io ho a casa il teleriscaldamento, che è una cosa che c'è a Pesaro. Quindi sicuramente è una cosa che pesa sull'intera famiglia. Come pensa di affrontare quindi l'inverno? Adesso siamo appena all'inizio della stagione. Si cercherà di tenere accesi i termosifoni il meno possibile, soltanto quando siamo in casa. E quindi se prima invece tenevi aperto per più ore durante il corso della giornata, invece adesso soltanto nei momenti che sei a casa che puoi usufruire del calore, insomma, e basta. Chiudendo un po' di elettricità e raccogliendo dei pezzettini di legno per far sì che almeno il mio camino a casa possa funzionare, chissà mai. La situazione è un po' allarmante, il discorso del caro bollette, il caro benzina, qui aumentano di tutto di più. Diamo il potere ai nostri politici, vediamo che cosa si potrà utilizzare per il futuro. In questo momento io, da povero cittadino onesto, posso andare avanti e cercare di mantenere quello che posso fare. Già l'anno scorso abbiamo avuto due o tre bollette veramente insostenibili, non lo so. Quest'anno è già aumentato? Sì. L'inverno si dice che crescerà ovviamente ancora di più. Se ne abbiamo parlato prima con un titolare di un ristorante, triplicata, non so come faremo, non paghiamo. Sono fortunato che prendo una ottima pensione, perché se no, però qui dove si va? Come si fa ad andare avanti, infatti, una famiglia con un reddito normale, con due figli? Fa fatica, sì. Io ho i ragazzi, ho due figli sposati che economicamente sono autosufficienti, quindi no. Cerco di risparmiare, uso meno la luce, meno l'aria condizionata, ho due studi, quindi cercherò di risparmiare anche lì. Abbiamo ricevuto con un certo aumento, diciamo però del 50% rispetto a prima, perché probabilmente in estate abbiamo consumato di meno. Bisogna pure tenere basso il costo unitario dei kilowattora, voglio dire, trovare una maniera politica di abbassare i costi, perché anche dilazionare, però i soldi sono sempre quelli, no?